Sabato il lancio su Rummenigge che parte in fuorigioco. Magath aveva dichiarato che non avrebbe fatto ricorso alla tattica del fuorigioco perché la considerava pericolosa e inutile. Comunque in questa prima azione il fuorigioco ha fermato l'Inter. Il lancio di Magath, ecco che controlla la palla von Esen, ma su di lui ha commesso fallo Baresi e il calcio di punizione è in favore dell'Amburgo. Magath apre sulla destra per il terzino Kall, che si produce in uno dei suoi cross, ma l'ha ribattuto Brevi, che poi conserva il pallone. Rummenigge, colpo di tacco per Brevi, sul quale interviene Kall, calcio di punizione già battuto che manda in avanti Marini. Poi prosegue anche Mandorlini, il cross di Mandorlini, un soffio alto per le possibilità di Altobelli, capitano dell'Inter. Il rinvio di Gro, il libero. Magath verso Wehmeyer. Jacobs, poi Groove, il libero, ed ecco l'attacco ancora di Rolf. La palla verso Maggi, controllato da Collovati. Altobelli ha sulla sinistra Mandorlini, ecco che gli appoggia la palla. Su Mandorlini c'è Kall. Brevi. Ancora Mandorlini e ancora Brevi. Il rinvio è stato di Wehmeyer, poi Jacobs, Wehmeyer, riconquista la palla di forza Baresi. Il lancio di Marini trova in fuorigioco ancora Altobelli. Ecco ancora una scorribanda di Kall, Magath, Wehmeyer. Fallo di Brevi su Wehmeyer, calcio di punizione per l'Amburgo. Magath verso McGee. Sul cross il colpo di testa di Mandorlini, Wuttke, ma è Rummenigge a sfruttare il passaggio all'indietro di Wuttke. Altobelli che viene da sinistra, poi tira da notevole distanza anche per evitare il pericolo che Rummenigge e Bergomi, che si era portato in avanti, finissero in fuorigioco. Sono stati giocati 4 minuti. È lo 0-0 che fino a questo momento qualificherebbe l'Amburgo. È riuscito Mandorlini a liberare, anche se era stato caricato irregolarmente da Wuttke, tanto che l'arbitro, lo vedete, arresta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. Sabato. Baresi che lascia a Brevi. Rummenigge. Serpentina e tiro di Rummenigge al lato. Tiro al lato di Rummenigge dopo 5 minuti di gioco. Magath. Schröder, Kall, Rolf, sul quale è intervenuto Bergomi. Rimessa in gioco di Kall, McGee e Collovati, lottano. Schröder, il cross è direttamente sul fondo.
Manfred Kals è il fluidificante dell'Hamburgo e della nazionale tedesca. Numerose le sue proiezioni offensive, sempre calibrati e precisi e pericolosi per le difese avversarie, i suoi cross. Marini, Mandorlini ed Altobelli. Altobelli, ribattuto da Kals, il passaggio in avanti, il faro laterale, la rimessa in gioco di Mandorlini. Bredi in lotta con Magat, ed è Bredi che tocca per ultimo, infatti la rimessa in gioco è tedesca, la effettua Kals. Magat, Kals, Jacobs in verticale verso Von Esen. Von Esen in lotta con Baresi. Cross di Von Esen, colpo di testa di Bergomi, poi allontanato Marini nei confronti di Bredi che gli è andato incontro. Altobelli che è subentrato a Marini, che era... Riconquista la palla Sabato. Altobelli, Altobelli. Viene contrato, è la parola, da Kals, che ha la meglio e il pallone è già nella metà campo dell'Inter con questa fuga di Butke. Poi Magat che manda in avanti Wehmeyer. È riuscito a mantenere la palla in campo Wehmeyer, ma non fa altro che favorire questo disimpegno dell'Inter, impostato da Bergomi, condotto da Ferri, poi da Baresi, l'apertura verso Mandorlini che manda in avanti Bredi. Bergomi, Sabato, Mandorlini, Bergomi, Bredi, alza la palla Jacobs, va a controllarla nel faro laterale Baresi, la rimessa in gioco è per Altobelli, in lotta con Schröder, cross di Altobelli, ribatte Jacobs. Poi Rummenig cerca di penetrare nell'area di rigore, Jacobs che lo contrasta, alla meglio il difensore tedesco, la cui apertura in disimpegno è sfruttata da Wehmeyer. Magat, sottolinea la sua abilità di tiratore Magat, facendo partire un bolide che Recchi ha parato non senza difficoltà, mentre vediamo Bergomi che si riporta in avanti, vince anche il tackle, Jacobs sulla palla che allunga poi indietro al portiere Stein, fermando la puntata in avanti di Bergomi. Adesso riprovano i giocatori dell'Hamburgo con Wehmeyer, con Magat, con Rolf, poi l'apertura di Butke a beneficio di McGee. Insidiosissimo il cross di McGee, era destinato a una possibile deviazione di Von Esen, ma la palla è terminata sul fondo. Riprova ad impostare ancora l'Inter da Bredi a Marini. Bredi, Rummenig, affidato il compito del cross a Mandorlini, eccolo il cross di Mandorlini, di Jacob ha colpito di testa, poi Sabato, poi allontana Schröder, colpo di testa di Baresi, Groot, Kals, Groot, passaggio indietro di Groot,
obbliga Calci a ritornare nella sua metà campo. Ed ecco Magath, era in forze Magath per un precedente infortunio nel campionato tedesco, ma gioca e pare in buone condizioni. Schröder, fuori gioco di McGee e calcio di punizione in favore dell'Inter. Sono passati 11 minuti, punteggio è 0-0. Bredi e Sabato, sulla destra è Baresi che riceve. Bredi. Ancora verso Baresi, che tenta il cross al volo. Ha colpito bene la palla, anche la traiettoria del cross non era sbagliata, era soltanto troppo forte e quindi è andato lontano e sul fondo. Attenzione, preghiamo l'Inter Club Roverese di sollevare l'ostrizione perché impedisce le riprese televisive. Grazie. Magath. Calz. È riuscito a mantenere la palla in campo. Rinuncia al suo solito cross, serve Magath. Magath. Va al tiro Magath, secondo tiro in due minuti, ancora Magath e questa volta Recchi para in due tempi. Sul lancio di Mandorlini scatta Altobelli, preceduto dal recupero di Wehmeyer, poi da Schröder a Magath. Jacobs. Galz. Wuttke. Fallo di Sabato su Wuttke, calcio di punizione in favore dell'Amburgo. Lo batte Magath. Mandorlini ha respinto di testa. Marini allontana verso il centro dove controlla con un splendido aggancio volante Rummenigge. Bredi, su cui si porta Vonesen. Mandorlini. Ribatte il tiro Magath, va incontro alla palla McGee, indietro a Calli. Wehmeyer. Vonesen. Fallo di Bergomi su Vonesen, il calcio di punizione in favore dell'Amburgo. Ripetiamo, l'arbitro è inglese, il signor Hackett. Tira Magath. Il colpo di testa è stato di Altobelli in posizione difensiva, ma prosegue l'attacco dell'Amburgo con Kals, su cui adesso è Collovati. Va sul fondo il cross del terzino amburghese che era contrastato dallo stopper interista. 16 minuti di gioco e 0-0. Mandorlini. Ferri, Bergomi, Bredi, anticipo di Magath, attacco di McGee,
fermato McGee, questa volta va a terra in area un giocatore tedesco, ma non c'erano gli estremi come non c'erano precedentemente per l'intervento su Altobelli. Altobelli che adesso riceve in posizione di ala, al centro c'è Rummenigge, sulla sinistra va Mandorlini, sulla destra c'è Sabato. Rummenigge. Fermato dalla difesa tedesca. Ha impostato l'azione Butke, poi Kaltz su Jacobs. McGee e Collovati. McGee ha avuto la meglio. Lungo il cross, Ferri di testa fuori area. Mandorlini. Bredi. Il lancio è per Rummenigge. Chiude Jacobs. Magat, Wehmeyer lanciato in velocità, recupera Sabato, desiste Wehmeyer, la palla è sul fondo per la rimessa dell'Inter. Ha un'impostazione offensiva l'Inter, ma non affonda, preoccupata della rimessa dell'Amburgo, perché subire un gol significherebbe poi essere obbligata a segnarne tre per la qualificazione. Baresi, Groth, il libero in faro laterale. Rimessa in gioco di Baresi. Altobelli. Schröder dà l'impressione di voler toccare la palla, poi con una finta la lascia finire sul fondo. Aveva toccato per ultimo Altobelli, quindi rimessa in gioco per l'Amburgo di Stein. 18 minuti del primo tempo e 0-0. Mancato controllo di Ferri e Sabato. Butke, deviazione di Bergomi, arriva Recchi e allontana. Già chiamato Recchi due volte alla parata non del tutto agevole, specialmente la seconda, su tiri di Magat. Rummenigge. Si chiude la morsa dei difesi tedeschi attorno a Rummenigge, poi Baresi su Marini che è in scivolata però non riesce a controllare la palla. Kaltz sbaglia a sua volta, regalando la palla a Mandorlini. Zoppica Kaltz. Mentre Bredi prova ad impostare, ma l'Inter è tutta a centrocampo, in avanti ci sono soltanto Altobelli, adesso Rummenigge. Magat affida il rinvio a Gru, poi sulla destra Butke verso Fonesen, scatto di Fonesen, tiro e ancora Recchi para e Bergomi gli fa terminare la palla addosso e anche questa azione dei tedeschi sfuma, ma ci sono tre tiri per ora nella porta neutralizzati da Recchi, mentre Stein non è ancora intervenuto e questa situazione che naturalmente trattiene l'Inter piuttosto a centrocampo, questo pericolo delle retrovie, mentre l'Amburgo ha una certa facilità nel strozzare i corridoi che si parano davanti ad Altobelli e Rummenigge. Adesso il gioco è fermo, c'è un intervento in gioco pericoloso di Rummenigge ai danni di Jacobs che lo controlla. Ed ecco la punizione battuta da Stein. Kaltz. Magat.
il lancio di Magath, ma Kals non ha seguito l'azione. Fallo laterale per rimessa in gioco di Mandorlini su Bredi. Mandorlini, Marini, ancora Mandorlini, cross di Mandorlini e Altobelli non è riuscito a controllare la palla, anzi colpendola di testa ha tolto ogni possibilità a Sabato che era alle sue spalle e che non aveva visto. Rolf. Magath allontana con molta calma Bredi che era accorso in difesa. Rummenig deve partire da lontano, ecco che raddoppiano già la marcatura su di lui, anzi Wehmeyer lo ferma addirittura in faro laterale. Baresi verso Marini. Bredi, Rummenigge, Baresi, nuovo cross di Baresi, colpo di testa di Gros in calcio d'angolo. È il primo corner della partita, è in favore dell'Inter, giunge dopo 23 minuti di gioco. Va alla bandierina Bredi. Liberano con un po' di fatica, ma prosegue ancora l'azione dell'Inter e c'è un incidente. Dovrebbe trattarsi di Collovati. Sì, Collovati. Si sta facendo cenno all'arbitro che è stato colpito da una gomitata da parte di McGee, che va con numero 9, quindi doveva trattarsi McGee secondo la versione di Collovati. Ferri incrocia con Bredi, il colpo di testa di Sabato, ma in area di rigore libera Groove dopo che Wehmeyer aveva controllato la palla. Magath, Van Essen, Jacobs, Kals, Rolf, McGee. Tiro insidiosissimo di McGee, lo scozzese centravanti della squadra dell'Amburgo che ha preso il posto del Panzer Rubesch. Tiro alto, non di molto, altro pericolo per la porta dell'Inter. 25esimo del primo tempo. Bredi. Mandorlini. Bredi, Marini, prova il tiro Marini da 25-30 metri, bell'aggancio di Magath.
poi il pallone verso Wehmeyer, l'apertura è stata di Grou, ecco ancora Grou. Era un centrocampista ma si è improvvisato libero Grou dopo l'incidente a Hieronymus. E dovrebbe occupare questo posto anche in nazionale, secondo i desideri di Beckenbauer. È un calcio di punizione, non riescono a comprendere i giocatori, è un calcio di punizione in favore dell'Amburgo. Sembrava che spingesse più McGee che Collovati, comunque la decisione dell'arbitro è questa, il calcio di punizione di Kals. Palla messa fuori da Ferri, ma riprende ancora Magath. Butke, Collovati anticipa McGee, Wehmeyer, Sabato, anticipo ancora dei tedeschi a beneficio di Wehmeyer, Butke, anche Butke tira dalla distanza fuori, 27 minuti e 0-0. Attenzione, il signor Luis Carlo, ripetiamo, il signor Luis Carlo tira la palla, si rechi subito al posto. Questo lancio di Ferri, Altobelli, Rummenigge, questa volta è Rolf che è andato contro Rummenigge commettendo fallo, calcio di punizione in favore dell'Inter. Bredi su Rummenigge, sulla destra c'è Baresi che riceve, ancora Rummenigge, subito due uomini su di lui, cross di Rummenigge, allontana Jacobs, aggancio volante di Bredi, ancora su Baresi, ancora su Bredi. Marini, Baresi, sul cross, Mandorlini, tiro di Mandorlini su corta respinta di Grou e Stein è chiamato al primo intervento impegnativo. Poi su apertura di Kals, Wehmeyer che supera la metà campo, c'è sulla sinistra Fonesen, ecco che riceve Fonesen, Magath in cervello della squadra dell'Amburgo, poi Grou, ancora sulla sinistra Wehmeyer, triangolo con Fonesen, ancora Wehmeyer, cross di Wehmeyer, Collovati ha respinto su McGee, ma prosegue l'azione da Magath verso Butke, ancora Magath, un passaggio al centro di Fonesen, si perde e abbozza l'Inter dell'azione di contropiede, Rummenigge, ma sono pochi, sono 3 contro 8 giocatori. Deve fare tutto da sé, deve filtrare da solo. Rummenigge, su di lui commette fallo Jacobs. Ecco, abbiamo rivisto, il fallo è stato commesso da Jacobs, anche se poi è terminato a terra anche Magath. Ma Jacobs aveva allungato il piede su quello di Rummenigge. Ha battuto Bredi. Esce Stein, mentre Altobelli era tenuto a freno da Jacobs, e Schröder, ricevuto il pallone da Kals, lo porta verso la metà campo. Wehmeyer, Grou, Jacobs, Kals, Wehmeyer, Butke, ma ferma Bredi, il lancio su Butke, Sabato, Marini, Altobelli, commesso fallo su di lui da parte di Schröder e calcio di punizione in favore dell'Inter.
Eccolo battuto, viene avanti Rummenig. Predi. Rummenig. E sull'uscita di Stein mette fuori. Ecco, rivediamo ancora l'azione sull'uscita di Stein. Rummenig mette fuori. Contro i suoi connazionali lo perseguita un maligno destino agli errori di Amburgo, che potevano mettere questa sera l'Inter in condizioni assai migliori di quanto non si trovi, dovendo rimontare l'1-2. Purtroppo Rummenig adesso ne ha commesso un altro. E il pubblico che incoraggia fin dall'inizio. L'Inter adesso leva il suo grido, Calle, Calle, e il diminutivo di Rummenig, proprio per consolarlo dell'errore commesso. Mandorlini, il cross di Mandorlini, esce Stein e para anticipando, letteralmente togliendo il pallone dalla testa di Altobelli. Macina il suo gioco Magat. Jacob Magat, Kals, a sorpresa si è inserito Wuttke, anche l'Amburgo ottiene per merito di Ferri il primo calcio d'angolo. Ferri che ha gettato in calcio d'angolo il pericoloso cross. Intanto avanzano dalle vie anche Schröder, anche Jacobs. E di Wuttke il calcio d'angolo. E si alza Ponesen in piena area, colpisce di testa, mandando però nettamente sul fondo. Mandorlini, Ferri, Collovati, Baresi, Marini, Rummenig, fallo di Jacobs su Rummenig, punizione per l'Inter. Baresi, finta di Baresi, Marini, Bredi, deviazione di Magat e quindi rimessa in gioco di Bredi, ancora Wehmeyer si inserisce nello scambio lento fra Sabato e Bredi e mette fuori, e allora avanza per la rimessa in gioco Ferri. Ha tentato il colpo di testa Sabato e sul contropiede va via Ponesen, che lancia McGee, che lancia Wuttke, poi si inserisce Magat. Magat non riesce il cross di Magat per il recupero di Sabato, ma è un calcio d'angolo, il secondo in favore dei tedeschi. Non doveva giocare, ma sta giocando molto bene Magat. Wuttke dalla bandierina. 36 minuti. Rinvio di Mandorlini. Rummenig.
Non riesce il colpo di tacco perché Magat si trova il pallone sul piede, lo offre a Wuttke, ancora Magat, cross di Magat, colpo di testa in calcio d'angolo da parte di Ferri, ma il gioco era stato già interrotto dall'arbitro su invito del guardalinee perché era terminato in fuorigioco McGee. E sono passati 36 minuti del primo tempo col punteggio di 0-0. Non è ancora partita la offensiva dell'Inter. E l'Amburgo ha avuto occasione di portarsi almeno 4 volte in condizioni di tiro. Calcio. Rolf, Rummenigge deve andare a recuperare un pallone, vedete, a tre quarti di campo nella sua area, lo porta in avanti adesso Marini, Bredi, c'è un fallo di mano giudicato involontario dall'arbitro, il gioco prosegue, Altobelli ha mantenuto un pallone, Mandorlini sulla sinistra per Rummenigge, c'è Altobelli, c'è Bergomi al centro dell'area, vediamo il cross, Altobelli, e riesce ad allontanare Grou, palla che rimane all'Inter, da Bredi a Mandorlini, ancora Bredi, cross di Bredi, ha respinto Schröder, palla fermata da Rolf, McGee, Wehmeyer, Wuttke, Von Esen, Groth, Magat, Kalf, Rolf, Von Esen, Magat, intervento risolutore di Ferri, Bredi aspetta che i suoi vengano in avanti, ecco adesso c'è arrivato Marini e Rummenigge, Baresi, Altobelli, tiro di Marini dalla distanza, un pallone insidiosissimo, chiedeva il calcio d'angolo per una deviazione Marini, ma l'arbitro era proprio nel punto dove Marini ha tirato, non lo ha concesso, e adesso viene in avanti l'Amburgo con Jacobs, Magat, Jacobs, Wuttke, McGee, era intelligente il passaggio di McGee, ma per fortuna dell'Inter Wuttke non lo ha capito, e ora riprovano i milanesi lanciando in avanti per l'ennesima volta Mandorlini, ecco il cross di Mandorlini, colpo di testa di Jacobs, Grou, Magat, Kalf, Schröder, Wehmeyer, 5 minuti alla fine del primo tempo, le squadre sullo 0-0, Magat, Wuttke, Grou, Rolf, è andata a chiudere Marini, ripropone ancora l'azione Wuttke, cross di Kals, colpo di testa di Collovati, Mandorlini, Bredi, fallo di mano di Bredi,
Palmieri Giuliano, ripetiamo, il signor Palmieri Giuliano di Sanremo si rechi subito al posto di pubblica sicurezza dello stadio. È Wuttke che prende la rincorsa dopo un lungo confabulare con Magath. Poi apre sulla sinistra dove Jacobs, che tutto si aspettava a meno che la palla fosse diretta a lui, scivola. Palo laterale di Collovati, Bergomi. Marini, Barisi. Puntuale il rinvio di Schröder. Marini, ancora Schröder. Wuttke. Ponesen, sul quale arriva Collovati, che ha abbandonato il controllo di McGee, è andato a chiudere sull'avversario Ponesen, che si era liberato sulla destra. Il suggerimento di gol non si chiude perché Ponesen non si è inteso col compagno. E ancora, incoraggiata dal pubblico, l'Inter in avanti con Bredi verso Altobelli. Altobelli, molto bello, Altobelli. Parata del portiere che va a chiudere su Altobelli. Wuttke. Quasi dallo stesso posto da dove prima Rummenigge non aveva concluso, poi non ha concluso adesso Altobelli. Peccato, perché anche se l'Amburgo ha avuto più numerose occasioni di tirare verso la porta di Recchi, le due vere occasioni più limpide di passare in vantaggio sono capitate all'Inter con l'uomo solo davanti al portiere. Prima Rummenigge, adesso Altobelli. In entrambe le occasioni prodette dei due attaccanti che si sono liberati dei difensori, azioni solitarie in dribbling che sono l'unica arma messa finora sul terreno di gioco dall'Inter, due serpentine che avevano avuto successo, però al momento decisivo non ha funzionato. Abbiamo visto prima un bellissimo aggancio di Rummenigge, poi prosegue l'azione dell'Inter con uno scontro tra Ferri e Von Eisen, calcio di punizione in favore dell'Inter. Bredi, Rummenigge, rovesciata di Rolf, era fuori gioco Bredi nel momento in cui Marini di testa ha fatto proseguire l'azione. Notate come i giocatori tedeschi si gettino tutti attorno a Rummenigge non appena questi ha la palla in posizione quasi di tiro. Lo possono fare anche perché i giocatori dell'Inter non appoggiano quasi mai Rummenigge, che si presenta solo, o lui o d'Altobelli, qualche volta sono appoggiati da Mandorlini, qualche altra da Sabato, ma quasi sempre sono soli, e quindi i bianchi di Amburgo possono facilmente raddoppiare la marcatura. Un accenno di pressing dei giocatori dell'Inter, l'attacco di Ponesen. Ponesen, su Ponesen recupera in ripiegamento Sabato. Protesta Ponesen non tanto per l'ipotetico calcio di rigore quanto per il calcio d'angolo. Tutto passi alla seconda fase. Il punteggio è 0-0, è iniziato il secondo tempo. Non ci sono sostituzioni. Magath porta il primo pallone nella metà campo dell'Inter affidandolo a Rolf. Vince Mandorlini,
il contrasto e Bredi viene in avanti. Mandorlini si libera sulla sinistra, Bredi prosegue direttamente verso l'area di rigore, non riesce a sfondare dalla parte opposta, prima Marini e poi Sabato, poi Baresi. Attacco di Marini, fermato il cross di Sabato e c'è il rinvio di gol. Collovati, attaccato da Maghi, si libera indietro sul libero Bergomi. Ferri, Collovati. Difficile il compito di Collovati che ha le prese con il roccioso scozzese Maghi. Ecco Rummenigge in lotta con Jacobs e l'arcigno difensore mette in faro laterale, rimesso in gioco di Rummenigge, anzi no, lascia il compito a Sabato. Rummenigge cerca spazio per il cross, lo affida a Sabato. Bredi cerca spazio per il tiro, glielo ha impedito Gross. E poi ecco Baresi che corre insieme con Fonesen e si libera del pallone su Recchi. Sabato, Baresi, Rummenigge, Sabato, cross di Marini, Rummenigge ha sfiorato soltanto la palla che è rincorsa da Kaltz che rinvia mentre l'arbitro rileva una irregolarità di Altobelli e c'è calcio di punizione in favore dell'Amburgo. Schröder, Jacobs, Rull, Magath. Due tiri di Magath nel primo tempo sono state le uniche parate di Recchi, entrambe non del tutto agevoli sui tiri abbastanza insidiosi. Ecco l'apertura di Butke con il pallone che va direttamente su Gvo, torna Butke. Kals, Butke ha seguito l'azione, c'è Ferri su di lui e fallo laterale, non calcio d'angolo, fallo laterale in favore dell'Amburgo. Kals, Magath, Kals, piove il campanile di Kals al centro dell'area e il passaggio indietro di Baresi risolve una situazione di pericolo. Il pubblico di San Siro, sentite, continua a incoraggiare l'Inter. Ecco lanciato Baresi, bello il suo cross su Rummenigge. Poi arriva Marini, anticipato anche Marini. La mischia. Risolta a favore di Bredi. Apertura per Baresi, pronto il cross di Baresi. Respinge Jacobs di testa. Arriva Ferri. Ancora pallone per Ferri, dopo che lo ha difeso Mandorlini. Ancora Ferri e ancora Marini. Altobelli, Rummenigge. Pallata di Jacobs a Rummenigge che si precipitava in area andando a seguire un intelligente servizio in profondità di Altobelli. Calcio di punizione in favore dell'Inter dal limite. Ecco, abbiamo visto la spallata
di Jakob ai danni di Rummenigge. Vediamo adesso come l'Inter cercherà di sfruttare questo calcio di punizione dal limite. Ci sono Altobelli, no, Altobelli è andato in area, c'è Rummenigge indietro, c'è Bredi, anche Marini, ma Marini è in area, o Bredi o Rummenigge tenteranno il tiro. Torna anche Marini sulla palla, sembra Rummenigge, parte Rummenigge, tiro, è fuori di un soffio il tiro di Rummenigge, tiro a rientrare sul quale il portiere Stein non si era mosso. Il lancio in avanti di calcio è soltanto un tiro di alleggerimento, era in faro laterale, volutamente in faro laterale. Riparte Bergomi per l'Inter, Bredi, Mandorlini, Bredi, Marini, scontro tra Jacobs e Rummenigge, ma alla meglio il difensore Jacobs. Ecco il pubblico che sottolinea un Inter che si sta portando decisamente in avanti con Altobelli sulla destra. Bredi, Rummenigge, apertura su Mandorlini, cross di Mandorlini, ha messo fuori Jacobs, Marini sulla destra, Sabato, arriva Magat e spazza via un pallone che va a contenere Collovati. Ecco il lancio di Collovati su Rummenigge, ennesimo contrasto Rummenigge-Jacobs, ma nessuno dei due è riuscito a toccare la palla. Ecco Jacobs adesso che si porta in avanti. Gru, Magat, Rolf, Gro, Wehmeyer, Magat, Rolf, e torna la palla all'Inter, e Bredi, Altobelli, Altobelli cerca di far proseguire immediatamente Rummenigge lanciandogli un pallone però troppo in profondità, imprendibile, quindi la palla è sul fondo. Intanto vediamo che Castagnier sta facendo riscaldare sia Causio sia Pasinato. Da Marini a Rummenigge, apertura per Mandorlini. Mandorlini, Marini, anticipo alla disperata di Magat, Butke, Maggi, triangolo bello con Butke, ma arriva Collovati, scontro fra Collovati e Butke. Ecco, rivediamo, Collovati è in vantaggio ma Butke, probabilmente senza cattiveria, mantiene il piede teso e manda a terra Collovati, che però, ecco le immagini di nuovo in diretta, si è già rialzato e l'Inter va in avanti con Marini. È entrato a vuoto Schröder, Marini, cross di Marini, colpo di testa di Jacobs, poi non riesce a intervenire Bredi, ma l'azione prosegue con Sabato, cross di Baresi, Bredi, Mandorlini, fermato Mandorlini in fuorigioco.
e quindi calcio di punizione in favore dell'Amburgo. 11 minuti del secondo tempo sono passati, punteggio è sempre 0-0, stanno scaldandosi Pasinato e Causo. Calz a raggiungere il lontano Gru libero, Jacobs, ecco il controllore frettissimo di Rummenigge, rinvio di Bergomi, Rummenigge, Altobelli, peccato, Altobelli si è abbandonato a un dribbling che non gli è riuscito, ha perduto la palla facendo rinviare Schröder in tutta comodità. De Maia, Jacob, Butke, ecco un'occasione adesso per l'Amburgo e la spreca Butke, così come nel primo tempo l'avevano sprecata prima Rummenigge e poi Altobelli, che in due occasioni si erano presentati soli davanti al portiere. Mandorlini, Mandorlini, Predi, Bergomi, fermato Bergomi, Von Esen in avanti, fallo di ostruzione di Baresi su Von Esen, punizione per l'Amburgo, sta per batterla Magat. Butke, non c'è intesa con Rolf, esce Recchi e rinvia, Ferri, Baresi, Sabato nel contrasto alla meglio Wehmeyer su Brevi, ma il faro laterale dell'Inter, la rimessa in gioco di Baresi su Collovati. Mandorlini, Calz lo ferma in faro laterale, nessuno gli si avvicina, ecco che arriva Marini, servizio per Rummenigge, implacabile Jacobs, rinvia, ma Predi fa proseguire Bergomi, sulla destra Baresi, sta gradatamente portandosi all'offensiva la squadra italiana, d'altra parte non ha altre scelte. Ecco un aggancio di Marini sul lungo cross di Predi. Mandorlini tocca la palla a Altobelli, poi Von Esen, Predi, Baresi, Sabato. Riesce a passare il pallone di Sabato, ma va a chiudere Magat. Von Esen in avanti, Collovati anticipa McGee, Predi. Sabato, Baresi. Ecco il lunghissimo cross. Tocca Altobelli e non riesce a chiudere il cross al volo Mandorlini, mandando la palla in palo di fondo, difficilissimo era il controllo di questo pallone che era stato prolungato nella sua traiettoria dalla testa di Altobelli. È passato un quarto d'ora del secondo tempo. È Rolf che viene in avanti, Magat. Va a terra Magat nell'intervento di Marini e a calcio di punizione in favore dell'Amburgo.
De Meyer. È bellissima la parata di Recchi sul tiro fiondato ancora una volta da Magat. Eccolo, rivediamo. Si sposta sulla sinistra Bergomi, Altobelli. Trova libero sulla sinistra Baresi, perfetto lo stop. Sabato, cross di Sabato, la palla colpisce Jacobs e termina in calcio d'angolo. È il primo corner del secondo tempo. A questo punto il conto è in parità, sono due per parte. È il 17° minuto e va Bredi alla bandierina. Punteggio è 0-0. Corto Bredi per Baresi, ancora Bredi, cross chiuso con Lovati, tenta il tiro al volo Marini, la serie di rimpalli, fermato Altobelli, con Lovati esce il portiere Stein su Altobelli, quando raccoglie la palla calza è già uscita dal fondo, quindi corner in favore dell'Inter. Ecco, rivediamo l'uscita tempestiva, coraggiosa ma anche un po' fortunata del portiere Stein su Altobelli. Ed ora ecco le immagini in diretta dalla bandierina a Bredi. La parata volante di Stein, il lancio di Magat raccolto da Fanesen, Butke, Rolf. Magat, De Meyer, Magat, è spuntato Bergomi, anzi Ferri alle spalle di Magat, anticipo di Schröder, calcio, fermato McGee. Chiara sensazione che la partita stia vivendo un momento decisivo. Ecco il lancio di Bredi, il colpo di testa di Jacobs, palla messa a terra da Vemaier. Si è spinta un po' più avanti l'Inter, ha avuto anche un'altra occasione, ma l'Amburgo dimostra di non volere stare a guardare, adesso risponde e nell'Inter torna il logico timore di subire il gol. Magat, Magat, prosegue von Esen, Vemaier, von Esen, calcio di punizione per il fallo di Baresi su von Esen. La punizione di Magat, alza la palla Baresi e ancora va Recchi a parare il tiro di Butke. Rummenig, vedete, ha perlomeno 5 uomini attorno, deve retrocedere per difendere la palla. Ecco adesso in suo aiuto Mandorlini, il cross, il colpo di testa di Jacobs. Sabato, Baresi, Rummenig, allontana Kals, va Mandorlini alla rimessa in gioco, Altobelli. Ecco, vedete Causio ai bordi del campo,
alza la palla Sabato, ma prima del possibile intervento di testa di Rummenigge arriva il portiere Stein. Wuttke tenta un lungo triangolo con Magat, non si chiude ed ecco è pronto Causio ad entrare in campo. Mandorlini, Marini, Rummenigge, Bredi, Mandorlini, Marini, Bredi, bello il lancio in diagonale, Mandorlini arriva composto e la palla va sul fondo. Ecco che entra Causio ed esce Sabato. Questo accade al 23esimo minuto del secondo tempo. Ormai si avvicina il momento per l'Inter di tentare il tutto per tutto. Schröder, Kals, Schröder, Wuttke, Magat, Kals, Groh, McGee che arresta la palla nettamente con la mano, calcio di punizione. Riprende la partita prontamente arrestata dall'arbitro ed ecco il lancio di Bredi su Rummenigge, sul quale salta ma commettendo fallo Jacobs. Ecco la punizione battuta da Bredi. Causio gioca il suo primo pallone. Bredi, Rummenigge, ha tre uomini attorno, fatica a difendere la palla ma ci riesce. Bredi sulla destra, Causio, colpo di testa di Gou, Marini, è alto il pallone per Baresi, tra l'altro nel tentativo dello scatto questo gli batte sulla testa ed è fallo laterale, rimessa in gioco di Kals, Magat non ricopre tanti spazi come nel primo tempo, il 31enne Magat, però il suo gioco è sempre preciso e lucido. Va a recuperare il pallone Altobelli, è corto il passaggio per Bredi. Wuttke, Honesen, fermato dal recupero volante di Mandorlini. Bredi, Causio, anche Causio chiuso nella sua azione personale dal recupero dei tedeschi che hanno triplicato la marcatura. Rolf, Wehmeyer, Wuttke, Rolf, McGee, trattenuto il pallone da Recchi, mentre Collovati ostacolava McGee, Bredi prova a ricucire ancora un'azione d'attacco, Causio cerca e trova il libero Mandorlini,
che si è spostato dalla parte opposta. Lunghissimo il cross, esce il portiere Stein sul lungo pallone che era per Altobelli. Il passaggio indietro di Wuttke, calcio. Da Rolf a Magath. Ecco Magath. Wehmeyer. Magath, attenzione, Magath. Il tiro di Magath, violentissimo. Era forse diretto fuori, ma comunque aveva superato Recchi ed è stato Collovati a ribatterlo a porta vuota. Causio. Cross di Causio, è alto pallone per Rummenigge. Rummenigge. Cross, parata di Stein che va per la seconda volta nella partita a togliere letteralmente il pallone sulla testa di Altobelli. Grow. Van Eisen. Kalt. Grow. Rolf. Colpo di testa di Mandorlini, Bredi, Bergomi, Causio, lunghissimo il lancio di Causio, il colpo di testa è inesorabile di Jacobs, ma riprende Bredi, Baresi, Altobelli, Baresi, Bredi. Fallo di Grow ai danni di Bredi, c'è un calcio di punizione in favore dell'Inter. Ecco, rivediamo il fallo di Grow che non tocca la palla ma aggancia il piede di Bredi. È il motivo per cui le immagini in diretta, eccole, ci mostrano il conseguente calcio di punizione di Bredi. Tiro di Causio, al volo ribattuto sul corpo di Grow. Bredi cerca di mettere al centro un pallone di prima, colpisce casualmente Grow che stava recuperando e quindi l'occasione si perde ancora una volta per l'Inter. Ne cerca una adesso l'Amburgo con un lancio di Wuttke su Rolf, ma è più veloce Marini. Baresi, Mandorlini, Causio, Ferri, Marini, Ferri, Mandorlini. Sul pressing dei tedeschi Mandorlini fatica a liberarsi della palla, ci è riuscito su Collovati. Bredi si fa vedere e riceve. Bergomi, Bredi, Bergomi, Causio, cross di Causio, Kals in calcio d'angolo. Forse era stato il primo momento in cui la difesa dell'Amburgo si era trovata in inferiorità. Subito il cross di Bredi, respinge il portiere, ma intanto Rummenigge era in fuorigioco. Ecco inquadrato il guardalinee che lo ha rilevato. Ed ecco inquadrato il portiere Stein che batte la relativa punizione. 31 minuti. Wuttke ruba un pallone a Collovati, poi però lo perde nel recupero di Ferri.
Collomati non si era accorto che alle sue spalle arrivava Butke. Causio. Colpo di testa e di calze, mentre anche l'Amburgo si prepara ad effettuare un cambio. L'arbitro non se ne è accorto, l'azione prosegue. Altobelli ha segnato, ma su di lui Schroeder aveva commesso fallo. Niente regola del vantaggio, calcio di rigore. Ecco, vedete il fallo di mano di Schroeder, nettissimo. E poi Altobelli che conclude dopo il fischio dell'arbitro in rete, ma l'arbitro aveva già fischiato, è calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, 32esimo del secondo tempo. Bredi. Non è Altobelli, ma Bredi incaricato del tiro. Anzi no, Bredi è andato a mettere il pallone sul dischetto, ma... No, è Bredi. Bredi, mentre l'Amburgo ha effettuato una sostituzione, poi vi diremo. Bredi, Bredi, gol! Bredi. 33esimo minuto su calcio di rigore. Adesso la qualificazione con questo punteggio è passata all'Inter. 33esimo minuto. Vi dicevo della sostituzione dei tedeschi mentre stavano per battere il calcio di rigore. È entrato Soler a sostituire Rolf. Mentre rivediamo il bel calcio di rigore di Bredi con cui l'Inter è passata in vantaggio. Allora è entrato Soler con il numero 14. Soler è un giocatore di origine spagnola, ma di nazionalità norvegese, che gioca con l'Amburgo. Adesso mancano 12 minuti alla fine della partita. Sarà un conto alla rovescia. Bredi, anticipo di Schroeder. Ecco il nuovo entrato Soler. Calcio. Attenzione a metterci tutti in difesa. Ecco sul rilancio scatta Rummenig, è solo ed è Groth a chiamare in causa il portiere Stein. Poi sta per intervenire Rummenig. Il colpo di testa è di Marini. Poi entra Altobelli, mantiene la palla verso Bredi. Bredi chiama in avanti Mandorlini. Altobelli. Rummenig. Arriva Causio a rinforzare. Cross di Causio. Altobelli ferma il pallone, lo recupera sul rimbalzo, lo contende addirittura Bredi, e poi Bredi lo perde dall'intervento di Gals, che chiama in avanti dalla parte opposta Vehmaier. Magath, Groh, Kals, deviazione di testa di McGee sul cross di Kals. Ed ecco che Castagner provvede a un'altra sostituzione, esce Bredi. No, non esce Bredi. C'è uno scambio di intesa fra Bredi che dice di essere in grado di continuare. Ecco, lo vedete adesso. Ha qualche problema, ma vuole rimanere in campo, quindi Pasinato, che doveva sostituirlo, non entra e l'arbitro va a mettere un po' d'ordine nella panchina dell'Inter, perché vedendo zoppicare Bredi, Castagnera aveva già dato disposizione per la sostituzione con Pasinato, invece poi è tornato sulla sua decisione. 9 minuti alla fine.
Calz, Soler, Magat, Gro, Calz, ribatte Marini. Fermato Altobelli, un po' rudemente da parte di Galt. Poi c'è il lancio in avanti di Gro, non aggancia Wehmeyer, la rimessa in gioco è dell'Inter. Ma ecco un'altra sostituzione. Esce Galt, questa è una decisione di Appel. Esce Galt al suo posto, vediamo entrare Miletti. Ma la sostituzione non si è ancora verificata perché il pallone è in gioco. Fallo di Predi ai danni di Magat. Ecco Miletti che entra dal numero 2, comprendete che esce. No, invece esce il numero 3, è Wehmeyer che esce, quindi evidentemente era rivolto verso l'arbitro il numero 3 e verso le tribune il numero 2. È uscito Wehmeyer, al suo posto Miletti. Ha battuto Magat, fiora la palla Jacobs e termina sul fondo. ...38 minuti di gioco nel secondo tempo. Rimessa in gioco di Ferri, non tocca Causio, alle sue spalle arriva Schröder. Il lancio è verso Milevski. Baresi riconquista un bel pallone. Va a terra Marini. Su intervento irregolare di Magat, punizione per l'Inter. Respira in questi casi la difesa dell'Inter che è chiamata in questi ultimi 6 minuti e mezzo di gara a difendere il gol segnato da Predi su calcio di rigore. Soler, Cal, Magat, Magat, tiro di Magat e parata ancora bellissima di Recchi, impresa sul pallone che era insidiosissimo perché deviato da un giocatore. Ed ecco Altobelli, Altobelli agganciato da Jacobs. Gioco ancora fermo. Ha qualche problema Altobelli, ma l'arbitro non ritiene di doverlo far soccorrere dagli uomini della panchina, quindi il gioco dovrà riprendere. Intanto rivediamo il fallo di Jacobs su Altobelli che ha provocato. In tutti i modi Jacobs ha cercato che il capitano Altobelli andasse in attacco. Ecco Altobelli ha ripreso il suo posto, l'Inter batte il calcio di punizione. Rummenigge, tre uomini intorno, gli tolgono la palla. Sul lancio di Magat giunge il pallone a Soler, ancora Magat, Jacobs, Soler, Magat. Schröder, ormai tutti in avanti sono i giocatori dell'Amburgo, come ovvio, mentre l'Inter, che indubbiamente ha speso molto anche come energie nervose durante la partita, ora sta con ansia facendo scorrere i minuti verso il 90esimo. È il 42esimo
C'è stato un netto fallo su Marini, che è rimasto a terra ma sta rialzandosi, mentre il pallone ad Altobelli, scatto di Altobelli a favore di Bergomi, ma è in vantaggio von Esen, che riesce ad allungare la palla al suo portiere. Bredi, rinvio di Bergomi a spazzar via, e il suo capitano Altobelli lo rimprovera, perché sarebbe meglio cercare di mantenere il pallone. Lunghissimo il cross di Calcio. Soler, Milevski, poi arriva al tiro Bucche, una deviazione di Ferri ed è calcio d'angolo. Il terzo calcio d'angolo per l'Amburgo, il primo del secondo tempo. In carica del tiro dalla bandierina Manfred Kall. Fallo sul portiere in uscita, mentre usciva il portiere Recchi, è stato spinto a terra da un intervento di McGee, che poi ha travolto anche Mandorlini. Incidente al portiere Recchi e anche a Mandorlini. Sembra più grave quello del portiere Recchi, che è stato travolto nella sua uscita. Rivediamo, ecco, vedete sul pallone che arriva al centro sta uscendo Recchi. Guardate McGee, che mentre Recchi punta i piedi per effettuare il salto lo spinge alle spalle e lo manda a terra. Per fortuna, quando ritornano le immagini in diretta, vediamo sia Recchi sia Mandorlini che riprendono il loro posto. Ci sarà un po' di recupero, comunque è cominciato il 44esimo minuto. Fallo di Marini ai danni di Milevski, battuta subito il calcio di punizione, viene in avanti Gro, Bredi. Messo a terra Bredi da un intervento, questa volta di von Esen. Calcio di punizione in favore dell'Inter. In questi momenti sono preziosi questi calci di punizione. Rimesso in avanti il pallone Calcio, va a raccoglierlo von Esen in lotta con Baresi. E von Esen, contrastato da Baresi, porta egli stesso il pallone. È iniziato l'ultimo minuto. Il rilancio di Ferri. Rummenigge controlla un difficile pallone. Altobelli, Rummenigge. Rummenigge. È proprio un destino, contro i suoi connazionali non riesce a segnare dopo quel bellissimo gol che costituì il provvisorio pareggio ad Amburgo. Anche questa sera nel primo tempo Rummenigge ha avuto a disposizione il gol dell'1-0, ma forse agli effetti dell'andamento della partita è stato meglio che il gol fosse venuto più tardi, perlomeno i tedeschi hanno avuto meno tempo. L'arbitro aveva già interrotto il gioco, però, perché sull'uscita ancora una volta Recchi era stato caricato. Vedete Jacobs che protesta presso l'arbitro sostenendo di avere subito lui il fallo e non averlo procurato sul portiere Recchi. L'interpretazione dell'arbitro è opposta ai desideri del tedesco, d'altra parte stava uscendo
Vecchi, che adesso ha rinviato, sta già un minuto oltre il tempo regolamentare. Milevski riconquista la palla, Brevi la rimette in avanti, Butke, ecco il lancio verso Van Essen e va Collovati a controllare che il pallone termini senza che lo possa giocare Soler. È cominciato già il 47esimo minuto. Ecco ancora il rinvio di Ferri ed ecco il fischio finale dell'arbitro. 1-0, l'Inter elimina l'Amburgo e nei quarti di finale della Coppa UEFA. Il gol è venuto su calcio di rigore a 12 minuti dalla fine, però il comportamento tattico della partita ha dato ragione a Castagnier, che ha cercato di evitare per oltre un'ora che l'Amburgo segnasse un pericolosissimo gol che l'avrebbe obbligato a controbattere con tre segnature. A questa esigenza di non subire gol ha addirittura sacrificato la possibilità di andare a sua volta in gol. Ma nel secondo tempo, verso il 20esimo minuto, l'Inter ha cominciato ad accentuare il suo gioco offensivo e l'Amburgo a questo punto ha avuto timore, si è raccolto e si è lasciato battere con un calcio di rigore per un fallo di mano con cui Schröder cercava invano di impedire ad Altobelli di conquistare un pallone in aria. Ha realizzato Brevi, è il gol partita. L'Amburgo, oramai provato, non è riuscito a ricostruire il suo gioco negli ultimi minuti e soltanto due uscite di Recchi, sul quale sono stati commessi dei falli, sono stati pericoli, brividi per la porta dell'Inter. Capolavoro quindi tattico degli uomini di Castagnier, che hanno purtroppo sacrificato lo spettacolo, ma in queste partite conta il risultato, conta passare il turno e l'Inter c'è riuscita. L'1-0 che cancella e capovolge il risultato rispetto all'1-2 di Amburgo. Inter batte Amburgo 1-0, calcio di rigore di Brevi al 33esimo del secondo tempo. L'Inter è nei quarti di finale della Coppa UEFA. Signore e signori, buonasera da Milano.